Buonasera a tutti! Mi sentite? Qualcuno mi dica se mi sente, così in teoria sì, perché ho cantato fino adesso e se non mi si sentiva magari me lo dicevate. Allora, siamo di nuovo qua con un nuovo appuntamento di Storie di Prodigi e la settimana scorsa abbiamo avuto grazie dei feedback, grazie mille. Ok. La settimana scorsa, insomma, qualche giorno fa abbiamo avuto Mariangela Calcagno, una testimonianza fortissima, addirittura le veniva da una setta satanica e era stata mandata per diventare sacerdotessa di Satana a uccidere Chiara Mirante, quindi insomma, veramente dalle tenebre alla luce, dall'inferno al paradiso proprio, letteralmente. E quindi abbiamo toccato un po' questo tema, anche lei aveva il tema dell'abbandono. E soprattutto il tema dell'oscurità e poi la luce. Anche quella di questa sera è una storia che, diciamo, come tutte le storie di conversione, cos'è la conversione? È un passaggio dalle tenebre alla luce, in realtà, no? Da una lontananza a una vicinanza da Dio. E questa sera andremo a parlare, a toccare il tema del matrimonio. Con un ospite che è stupendo. Ciao Marina, ma carissima. È un ospite ed è un mio amico al quale sono molto affezionata perché era all'inizio della mia conversione e quando avevo prenotato il mio primo viaggio per Medjugorje e non avevo proprio idea di che cosa mi aspettasse in quella terra. E lui, siccome abita a Reggio Emilia, quindi insomma nella mia stessa provincia, era una persona con la quale, insomma, per una serie di motivi, lui mi parlava della sua testimonianza, mi parlava di Medjugorje e io mi ricordo che mi palpitava il cuore e non vedevo l'ora di andare a Medjugorje. Mi ricordo che lo riempivo di domande, gli chiedevo: ma dai, ma davvero? Ma quindi lui mi diceva: se vai sei stata chiamata, io no, ma davvero? Che bello! E quindi ho un ricordo bellissimo di quei primi momenti della mia conversione di Medjugorje e lui è stato una di quelle persone che con la sua testimonianza mi ha aiutato a avvicinarmi a Dio e mi ha aiutato a vivere questo primo pellegrinaggio a Medjugorje con il cuore completamente dilatato e pronto come una spugna ad assorbire tutto. Sapete, anch'io vengo, chi conosce la mia testimonianza sa che io ho avuto un matrimonio prima di quello con Yuri, un matrimonio che è stato dichiarato poi nullo dalla Chiesa Cattolica. Quindi per me il tema del matrimonio, era una spina nel fianco, era un punto doloroso, era un punto che mi faceva soffrire. Quindi la sua testimonianza di un matrimonio, poi la sentirete adesso, non vi svelo niente. La sua testimonianza di un matrimonio un matrimonio che arriva ad essere sfasciato completamente, diciamo. E poi, cioè, non solo non si è sfasciato, ma è diventato con i fiocchi. Cioè, io ho visto veramente l'opera di Dio e della Madonna e ho detto: no, non è possibile, anch'io voglio una vita così, con questi prodigi, con queste meraviglie, anch'io voglio tutto questo. E io sono andata a Medjugorje con questo spirito, dicendo: anch'io voglio i miracoli nella mia vita. E Antonino, l'ospite di questa sera, è una di quelle persone, appunto, che mi ha aiutato a vedere e a credere ai miracoli di Dio. Antonino Cuomo. Ciao carissimo! Dimmi subito se si sente. Ciao! Si sente? Mi senti? Sì, ora sì, un po' pochino, devo dire la verità. Ai ai Non ai ai, prende aspetta. tanto bene. Allora, vediamo che si può fare. Non lo so, proviamo adesso così. Sì, Com'è? dai, proviamo così. Ok, va bene. Sì. Carissimo, grazie che ci sei, grazie di aver accettato l'invito.
Non ti sento più, ti ho perso. Pronto? Eh sì, ciao a tutti. Bene, dai, tutto bene, grazie a Dio. Tu, voi come state? Sì, ora sì. Antonino, pronto? Ora sì. Non è che c'è un altro posto della casa dove prende meglio? Dai, provo, mi sposto. Mi sposto, dai. Chiedo al pubblico che ci segue, non sentite me o non sentite Antonino o nessuno dei due? Qualcuno scriva chi non sente, che così almeno riusciamo ad inquadrare se il problema è di qua o di là o da tutte e due le parti. Tu magari Antonino, se cerchi un posto magari dove forse prende meglio. Antonino. Antonino, non si sente Antonino. Antonino trova un Vediamo. posto dove prende di più la linea. Vediamo qua. Può fare. Allora. È perché io sono poco esperto in queste cose. Allora, vediamo, eh. Grazie ragazzi, grazie a tutti che ci state scrivendo. Non si sente Antonino, dicono. So. Antonino a tratti, forse devo cambiare solo postazione. Allora. Adesso si sente, mi dicono che si sente. Sì. Lo si vede a tratti. Che immagine, Antonino adesso non si Riesci a vede. spostarti in un'altra stanza, Ehi, magari? A dai, vediamo se mi sposto. vedere dove si. Eh Facciamo. sì, dai, magari dove prende un po' di più. Ok, facciamo che stacco un attimo. E mi vado a spostare, cioè mi sposto di Ok, stanza. mi fai tu. Ti tolgo, mi fai tu la Dai, richiesta, ok, ok? diciamo così, dai. Vabbò. Aspetto la tua richiesta. Ok. Ok, a dopo. Ciao. Ciao, ciao. Allora, Antonino, mentre Antonino si sposta, io posso continuare a dire qualcos'altro. È una storia, quella di questa sera, che ci racconta Antonino, ma in realtà i protagonisti sono sia lui che sua moglie. Grazie a tutti ragazzi, perché ci state scrivendo, quindi sì, per sicurezza, anche se si sentiva adesso, lo facciamo spostare un po' così magari va in un punto dove prende meglio ed evitiamo eventuali altri blocchi. Dicevo, il protagonista di questa sera, in realtà non è protagonista solo lui, ma anche sua moglie, che questa sera non ci sarà, però ecco, lui è colui che ha vissuto, diciamo, come dire, il punto tenebra del matrimonio è la moglie è stata quella che ha tirato su tutto e ha portato avanti tutto, seguendo le indicazioni di Maria di Medjugorje. Quindi, veramente, anche se abbiamo Antonino, ecco, dobbiamo ringraziare, ed è come se fosse con noi anche sua moglie che si chiama Mariele. Antonino mi dice che è pronto. La diretta rimarrà salvata sul mio canale Instagram e poi la ricaricherò su YouTube. Deborah, mi senti adesso? Ehi, sì, ora ti sento. Gli amici? Ci sentono gli amici? No. Facciamo. Rispondete voi, pubblico, dite qualcosa se Pubblico. sentite Antonino. Pubblico. Io ti sento, quindi dovrebbero sentirti anche Dai, loro. spero che si possa sentire, sono in un posto, magari tu lo conosci il posto. Guarda. Mi conosco tutto. Grande. Ti sente, dai, Ok, wow. dicono di sì. Dai. Ok. Antonino, una storia pazzesca. Grazie di raccontarla con noi. L'hai raccontata anche a TV 2000. C'era anche Mariele, tua moglie. E quando vi vedo, io vedo proprio la gloria di Dio, il capolavoro che fa Dio.
Quello che può farvi, vai, racconta tu, cioè, raccontaci com'è questa storia pazzesca. Io non vedo l'ora di risentirla ancora. Ma la storia, sì, no, ma quando ci ripenso, sì, in effetti è pazzesca. Parte un po' strana, cioè parte dove io, insomma, ero fidanzato con Marielle ed ero un bravissimo, Sì. cioè, un bravissimo ragazzo, nel senso che la rispettavo tutto. Però c'è un problema, perché poi uno ci riflette, no? Scavando all'indietro. Inizia a scavare per vedere da dove è partito tutto, da dove è partito questa mia vita, no, di peccato. E, vabbè, prima di tutto, quando sei lontano dalla Chiesa è facilissimo cadere, no? In tentazione, cadere nei peccati. Però dopo ci ho pensato bene e purtroppo devo dire che quando la famiglia non ti aiuta, in che senso? Tu prima hai detto il mio amico di Reggio Emilia, ma di accento emiliano ne ho pochissimo, quindi si sente Sì, beh, nel che senso che abiti, ci esatto, che abito, abiti a ma Reggio Emilia, ma non sei vengo di da Reggio giù. Emilia. Perché? Perché Sì. giù, dalle mie parti, c'è un detto, no? Che il vero uomo è l'uomo alfa. Colui che deve possedere le donne, colui che deve comandare in famiglia. Insomma, il bravo uomo è quel tipo di uomo. E io ho Sì. ricevuto questa educazione da mio padre, da qualche zio, da qualche cugino, da tanti amici. E quindi poi mi sono ritrovato dopo a vivere in quel modo. Quindi mi sono Sì. ritrovato che insomma, siamo arrivati al matrimonio con Marielle e mi sono ritrovato ad avere tra gli invitati una delle mie amanti. Perché? Perché io ho iniziato a fare una doppia vita, prima del matrimonio e anche durante il matrimonio. E avevo una doppia Sì. vita, una doppia scheda telefonica, insomma, facevo la parte del bravo marito e poi fuori, diciamo, facevo i miei comodi, così da mostrare il mio essere uomo, tenere a casa la mia mogliettina che mi aspetta, che mi cucina, che mi stira la camicia e poi fuori fare i miei comodi. E quindi io mi sono ritrovato così all'improvviso a vivere in quel modo lì. Il problema è che però più vai avanti, più vivi in quel modo lì, più man mano che ti avvicini a quel fuoco ti scotti, ti bruci. E quando ti bruci, visto che Sì. sei il papà anche di due bambini, e sei il padre, sei marito, bruci, bruci tutto. Quindi inizi a bruciare tutto quello che c'è intorno a te. Insomma, mi sono ritrovato poi a vivere in quel modo lì. Però te l'ho detto, vai avanti, all'inizio ti nascondi, poi man mano inizi a pensare a quella libertà che parlano in tanti, dove puoi lasciare tua moglie, dove hai bisogno di stare solo, di raggiungere questa libertà, e poi alla fine bruci tutto, bruci il matrimonio, bruci la famiglia, bruci i bambini, bruci i genitori, i suoceri, i cugini, tutto, tutto intorno a te poi si Sì. brucia. Ma ti volevo chiedere una cosa, in questa tua doppia vita, fino a, sì, in questa situazione, no? Sì. Tu dentro di te ti sentivi davvero libero? Perché noi sappiamo ora con la fede che il peccato schiavizza, no? Sì. E non, la libertà è dei figli di Dio, cioè nel senso, sono tutti figli di Dio, però nel senso che il peccato ci incatena, ci rende schiavi. Quindi tu, proprio dentro di te, ti sentivi tranquillo questa doppia vita, eri sereno, cioè,
Ti dava effettivamente della gioia, della libertà, o dentro c'avevi un po' quel magone allo stomaco che comunque qualcosa, cioè che te lo diciamo, ti imponevi di continuare così perché si fa così e dovevi avere un'immagine e quindi ti sforzavi e non ti piaceva o ti sentivi proprio libero? Allora, all'inizio provi qualche rimorso, almeno io parlo per me, per come l'ho vissuta io. Sì. All'inizio provavo del rimorso, perché comunque volevo bene mia moglie, i bambini. Man mano che però vai avanti, quindi più fai e vivi quel tipo di vita di peccato, e più dopo il cuore si indurisce, diventa tutto buio. E sinceramente, più vai avanti, non distingui più il bene dal male, e quindi sembra di vivere una libertà e una gioia, ma in effetti è tutta una falsa. È tutta una falsa perché poi comunque vivi una vita male, non la vivi Sì. bene, anche È se. come diciamo che si mette a tacere la coscienza in qualche modo, ci si mette una pietra sopra, Sì, metti. tipo. Sì. Metti a tacere la coscienza e vai e continui sempre in quella strada che poi alla fine ti porta solo a una vita di perdizione, a una morte interiore. Perché poi alla fine è così. Io mi ricordo che all'inizio ero strafelice quando. Perché tu inizi pian piano, io ho iniziato pian piano ad uscire, a frequentare una, a frequentare la seconda, fin quando poi volevo questa mia libertà. E quindi presi mia moglie da parte, le vomitai addosso tutta la mia vita falsa, parallela che facevo, perché me ne volevo liberare, me ne volevo sbarazzare di lei. Quindi non è stata lei a beccarti, diciamo, Sì, ma tu a confessare in un qualche modo. perché te l'ho detto, più vai avanti e più dopo non hai, si indurisce il cuore, si indurisce tutto, diventa tutto scuro, tutto buio. E Sì. poi ci sono queste, cioè, come posso spiegare, queste cose false, no? Che ti arrivano in testa, queste false libertà, soprattutto di uomo, di famiglia, dove però. Invece poi col senno di poi capisci che era solo un trucco del maligno, perché poi in effetti è Sì. quello che ti allontana dal vero amore e dal vero bene. Sì. No, sono stato io a dire tutto a Marielle. E tu immagina una donna, madre, dove aveva occhi solo per il marito e per la famiglia, sentirsi dire dal marito tutti quegli anni di tradimenti, tutte quelle bugie dette. Quindi immagina tu, Marielle, quella ragazza lì, la reazione, cioè si è spezzato il cuore, Sì. si è infranto un sogno, perché il matrimonio alla famiglia era il suo sogno, perché lei veniva comunque da una famiglia divisa, papà e mamma divisi, e quindi il suo sogno era proprio vedere una famiglia sua unita. Invece io avevo infranto questo sogno, l'avevo devastata, Mamma mia. proprio devastata. Mamma mia. Quindi immagina la sua reazione. Poi eravamo una famiglia, cioè nessuno frequentava nella chiesa, né credeva, insomma, sì, credo che c'è un Dio, però intanto non frequento, non prego, e non è che ci credo poi in effetti. E Sì. quindi poi ci siamo ritrovati che io l'ho lasciata da sola con i bambini e ho iniziato a fare la mia vita libertina. Dove mi ero praticamente messo con un'altra donna, poi l'altra donna non bastava e quindi iniziai anche a cercarne altre. Insomma, il mio scopo e la mia droga principale era proprio quella, fare proprio una vita di lussuria.
una vita proprio alla ricerca del sesso sfrenato, soprattutto poi quando trovavo magari una ragazza, no? Una donna fidanzata o sposata addirittura, là c'era ancora più gusto, no? A stuzzicare, ancora più gusto, sì, per insomma provarci. Sì, proprio questa cosa di sfasciare, una cosa proprio demoniaca, Sì, anche. che ti metteva il gusto di sfasciare anche, non solo donne, ma Sì, proprio no, sfasciare. sfasciare, perché poi, e poi tra l'altro, insomma, poi diventi un po' il simbolo, il leader della situazione, e quindi ti porti anche i tuoi amici dietro, quando frequenti i locali, quando giri per strada, dai i tuoi consigli stupidi, quindi divertiti, tua moglie lasciala a casa, ti insegno io come fare, l'approccio. Insomma, diventi poi quel tipo di uomo lì. E quindi non solo a te stesso, ma cioè, sei un canale anche per gli altri. Cioè, quindi Sì, immagina un po'. infatti guarda, stava venendo in mente questa cosa, che la tua storia, cioè non è che tu sei l'unico al mondo che ha condotto una vita del genere, tu magari me lo puoi confermare, immagino che appunto altri amici, altri uomini, altri padri, mariti, padri di famiglia che hanno doppie vite, se non tante, ma almeno magari hanno un amante, un'altra donna, tradimenti, no? Non sei l'unico, Guarda, c'è però quello... dimmi. no, c'è un mondo dietro che non immagini, guarda, davvero. Cioè, ci sono delle situazioni dietro a degli uomini e a delle donne, dietro a delle famiglie che neanche uno immagina, soprattutto quando vai. No, dimmi tu, dimmi tu. Abbiamo perso Antonino. Antonino, ci sei? Aspetta che non ti sentivo più. Ok, No, sì, ora sì. dicevo, quando poi ti spingi ad andare oltre alla discoteca, oltre al posto dove puoi incontrare una persona per strada, al pub, al bar, ma ti spingi in dei locali, diciamo, mo molto spinti, no? Molto trasgressivi, insomma, dove non tutti possono entrare, e lì ti rendi conto davvero quanto male c'è dietro certe persone, magari persone Sì. dove tu non immagini mai una seconda vita, e invece poi ti ritrovi in dei locali dove veramente è un inferno sotto quell'aspetto lì. E quindi sì, per dire che non sei l'unico, appunto, ci sono tanti che hanno la doppia vita, come hai detto tu. Però ecco, e in questi casi umanamente cosa succede? Si va dall'avvocato, ci si lascia, ci si divide, ci si fa la spola dei figli da una parte e dall'altra, soffrono loro, famiglie sfasciate, e finisce così, perché finisce con di sicuro non col perdono. Con la rabbia, col rancore, la divisione, col farla pagare, con le liti, e da un inferno si va a finire a un altro inferno. E quindi, se la tua storia nella prima parte è comune a tantissima gente, purtroppo, e vediamo tutti i giorni la fine appunto di questi matrimoni, quindi con le famiglie rovinate, con i genitori separati, con i figli sballottati. Però c'è una cosa che è quasi più unica che rara, direi, è quello che è successo, quello che ha fatto Dio in questa storia. Perché se la prima parte è comune a tutti, la seconda non è comune a tutti. Ed è per questo che io ti ho voluto fortemente, perché se ci sta ascoltando qualcuno che ha avuto, ecco, quella dell'altra volta di una setta satanica, magari è un po' più, tra virgolette, rara, anche se anche quelle purtroppo sono molto, ci sono tante, tante, tante sette, eccetera. Però forse quella di tradire o di essere stati traditi è una cosa molto comune, purtroppo. E quindi questa storia deve dare speranza, perché non finisce sempre solo dall'avvocato, anzi, non deve finire dall'avvocato. Ma vediamo un po' cosa ci può fare Dio con questo materiale di miseria, ecco.
Eh sì, tu davvero stai lì che sfasci tutto col tuo avvocato del diavolo lì, e insomma sfasci tutto, invece poi ti ritrovi che una piccola donna di Nazareth, dove tra l'altro io bestemmiavo più di tutte, con delle parole assurde nei suoi confronti, perché comunque lei era la donna immacolata, e per me la donna era come una sigaretta, cioè la dovevo fumare a mio piacimento, gettarla quando volevo e calpestarla. E invece mi ritrovo mia moglie che parte con un primo pellegrinaggio di speranza per il ritorno del marito. Mi ritrovo una donna, una madre di Dio, nonostante tutte quelle bestemmie ricevute da me e quel mio modo di vivere, dove invece richiama il proprio figlio, dove diciamo intercede per me e per la mia famiglia. In effetti, il primo ringraziamento però è anche per Marielle, perché Marielle come moglie all'inizio ha reagito un po' come tutte, soprattutto anche perché riceveva sia dai miei familiari sia dalla sua famiglia lo stimolo di andare dall'avvocato, lo stimolo di andarsene di casa. Perché? Perché tuo marito ti ha tradito, tuo marito non torna a casa, è andato via di casa, sta con un'altra, tuo marito non ti dà nulla, insomma. Tuo marito ti mette le mani addosso, e quindi immagina gli altri. Invece Marielle no. Marielle all'inizio reagisce male e poi gli si illumina tutta la vita perché ha conosciuto, o meglio, ha saputo di un posto dove c'era l'apparizione della Madonna, c'era un posto lì in Bosnia e lei ha deciso di partire in questo viaggio di speranza e affidare tutto a lei. Quindi lei si è ritrovata da sola a partire, andare a Međugorje, a piangere, a pregare, a ritornare alla fede anche lei, perché comunque non era una donna che pregava, non era una donna che andava in chiesa di fede. E poi da lì è iniziato insomma, il mio calvario interiore, la mia lotta interiore. Perché Marielle è partita senza dire nulla, insomma è un po' di nascosto, quindi io non sapevo nulla, nessuno sapeva nulla, però guarda come agisce la preghiera e guarda come agisce Dio, che nonostante io non sapessi nulla, ho avvertito nella mia vita un qualcosa di particolare, qualcosa di strano, e quel qualcosa di strano era, io ero felice, perché avevo raggiunto la libertà. Ero andato via di casa, avevo un'altra donna, avevo anche altre donne. Perché sono caduto in depressione? Perché all'improvviso, perché è successo tutto all'improvviso, perché Pensa tu. sì, ho avvertito insomma i sintomi di ansia, poi depressione e poi voglia di morire. Cioè, io avevo una voglia di morire, a volte per strada piangevo. Avevo paura di guidare perché mi veniva lo stimolo di buttarmi sotto a una macchina, a un camion. E io non capivo il Mamma mia. perché avevo questo, perché all'improvviso, cioè io stavo bene, avevo tutto, avevo raggiunto quello che volevo. E quindi Marielle era andata in pellegrinaggio. Il problema è che quando lei è tornata dal pellegrinaggio, io sono diventato ancora più cattivo. Lei intanto però si era affidata completamente alla Madonna e a cinque sassi di Međugorje. Quindi lei pregava il rosario completo tutti i giorni, Mamma mia. andava a messa tutti i giorni, due volte, perché lei faceva la comunione per me e la comunione per lei. Si Mamma confessava, mia. secondo me, tutti i giorni, perché oltre lei diceva che la confessione per lei era come una medicina. Tutti i pensieri negativi,
aveva, che avvertiva, andava in confessionale e usciva da lì risanata. Quindi tutti quei pensieri verso di me, quei pensieri magari di non farcela, lei andava a confessarsi e usciva piena di gioia, piena di forza, con la voglia ancora di fare di più. Poi Maria digiunava pane e acqua il mercoledì e il venerdì e lo fa ancora. Marielle completamente si è affidata alla Madonna e a quello che dice la Madonna. E allora quando ti Mamma affidi mia. e ci credi, è impossibile che non succeda nulla. È pazzesco, c'è una donna tradita, ferita, e invece che schiaffeggiarti dal mattino alla sera, è cominciata a pregare, andare a messa, a confessare, prendere comunione per te e per sé, e digiunare pane e acqua. Cioè, Nonostante non era in una situazione. la mamma e mia mamma le dicessero: Maria, le lascia stare, ma vai via, la Madonna. sorella, ma no, ma lascia stare, ma lui non tornerà, lui è diventato un cattivo, sembra il diavolo. Lei da sola, contro tutto e tutti, perché aveva incontrato davvero, davvero, vedi, l'amore di Dio che gli dava forza. Però te l'ho detto, nei miei confronti, cioè, si sentiva. Io mi ricordo delle volte quando tornavo a casa, perché poi torno a casa a mettere a posto la coscienza. Io ogni tanto ci vado, guardo i figli, li vedo, metto a posto la coscienza e vado via. Mi ricordo delle volte la trovavo da sola, seduta, che leggeva la Bibbia. E qualche volta, purtroppo, guarda, lo ridico, mi faccio schifo da solo. Delle volte addirittura io l'ho sputata in faccia perché mi faceva rabbia vederla così tranquilla, così era serena, poi leggeva la Bibbia, io avevo un'avversità nei confronti del sacro, quindi quando vedevo immagini sacre in casa, il rosario, io diventavo pazzo. Purtroppo delle volte ci siamo scontrati anche fisicamente. E lei invece, quando all'inizio reagiva, al ritorno dal pellegrinaggio invece non reagiva più. La sua reazione era il silenzio e l'azione, che era la preghiera. Quindi lei era in silenzio, lei pregava in silenzio, subiva, poverina, tutta la mia cattiveria. E io un giorno arrivo a pensare, forse è impazzita, perché non mi risponde più alla mia provocazione? Perché se io torno a casa dal letto di un'altra, mi chiede se voglio il caffè, se ho bisogno di una camicia, dove Pensa a te, andare? c'è Gesù Cristo in persona, Gesù Cristo che viveva in lei. Ma dove è andata? Allora mi facevo le mille domande, forse è andata da qualche mago, da qualche chiromante, cioè da... Boh, uno psicologo, chissà dove è andata sta ragazza che è tornata completamente cambiata. Allora, siccome stavo vivendo quel momento di depressione e non stavo bene con me stesso, iniziai a farmi delle domande chiedendomi forse se vado dove è andata lei, magari tornerò anch'io in pace con me stesso e continuerò la mia vita libertina. Cioè, quindi io volevo... Pensa all'attrazione della pace della persona Sì, ferita. Questo cioè, quindi penso. ti ha attratto, che ti ha fatto chiedere qual era la cura, la Cioè, ma guarda, medicina. proprio. E così, siccome poi arrivai a un punto davvero dove stavo male, 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 mi decisi un giorno di chiedere aiuto a lei, di andare in quel posto dove era. Quando lei iniziò a parlare poi di Medjugorje in Bosnia. Come in Bosnia, ma non si è andata magari al mare? No, no, in Bosnia c'è la Madonna Madonna. che appare. Ha detto: mamma mia, ho detto, vado, facciamo una cosa, vengo lo stesso, vengo lo stesso, magari mi cura e dopo torno a fare quello che faccio. E così nel giro di qualche mese, sì, qualche mese, 2 o 3 mesi, da quel mio, diciamo, la mia voglia di andarci, insomma, siamo riusciti a partire. Io comunque continuavo a vivere la mia vita fuori casa. E, prima di
Guarda, a volte lo dimentico, però secondo me è fondamentale ricordare che nel primo pellegrinaggio di Marielle, nel primo, quindi il suo primo pellegrinaggio, qualche giorno prima della partenza, è stata Sì. chiamata, Marielle è stata chiamata, siccome non lavorava, è stata chiamata da un supermercato, il direttore l'ha invitata ad andare lì, dicendo: guardi, abbiamo scelto il suo curriculum, le offriamo un lavoro a tempo indeterminato da subito. Lei può iniziare da subito. E mia moglie fa: ma io tra una settimana devo partire veramente, ho da fare un viaggio, quindi vi ricordo che io fra una settimana ho bisogno di 5 giorni. È vero che, insomma, inizio adesso a lavorare, però è un viaggio già programmato. La risposta del direttore qual è stata? Marielle, questo è il No. contratto. Marielle, questo è il contratto. Se vuoi lavorare, non ci vai, se no te lo straccio davanti a te. Sai, Marielle, cosa ha risposto? E non lavorava. Guardi, mi dispiace, io vado, se quando torno c'è ancora il posto libero, vi la stracciate. Mamma mia. Cioè, quindi Mamma mia, che forza. pensa Che Marielle. fortezza, che forza, che tutto. No, non ho parole. Veramente è stata È fortissima. stata strabenedetta e strapremiata per quello Forte, che ha fatto. Ha forte, guadagnato 1.000 volte di più. Mamma mia. forte. E infatti poi quel pellegrinaggio, che anche per lei non è stato bellissimo, cioè nel senso all'inizio è stato tutto un pianto, però poi, insomma, si è liberata lei, e pian piano la grazia, no, agiva, anche se io ero dall'altra parte dell'Adriatico. E anche al suo ritorno agiva. Poi quindi è giunto il giorno della partenza per Medjugorje. Partiamo, tutti i miei amici: ma dove vai? Ma dove vai? Cioè, con quella faccia tu, ma è impossibile, vai dalla Madonna, ma sei impazzito. Insomma, io parto, vado e faccio il mio viaggio con le cuffie, musica, manetta, e poi arriviamo a Medjugorje. Tutti che vanno in chiesa a pregare il rosario, perché era il pomeriggio, quindi il rosario del pomeriggio, come da programma lì in parrocchia. E io che faccio? Cosa faccio? Perché sono venuto qua? Perché poi Medjugorje tu ci sei stata, quindi hai visto, la parrocchia, due monti lì, Eh sì. top, non c'è nulla. Io invece pensavo comunque di trovare un paese dove poter uscire, poter, insomma, viverla un po' pure. E invece nulla. Marielle mi lascia lì, va a pregare, vanno in chiesa. Io volevo andare via. Volevo ritornare a casa. Niente, lei mi invita ad entrare in chiesa almeno per un'Ave Maria. E il problema è che era la chiesa piena, con tante Ave Maria in tante lingue diverse che rimbombavano nella mia mente, nelle mie orecchie. E io forse sono state 5, 6 Ave Maria. Mi alzo, inizio a bestemmiare in chiesa a Medjugorje e vado via, dicendo: Maria, lasciami in pace tu, le tue preghiere, perché io voglio andare via. Non ti permettere di mandarmi né un sacerdote, né una suora, nessuno. Nessuno che mi venga a dire io cosa devo fare, i miei sbagli, perché io voglio andare via. Lei mi lascia lì, ovviamente, mi lascia da solo. Mi metto seduto sul sagrato di Medjugorje, inizio a fumarmi le mie sigarette, e poi da lì a lì, c'avevo mille dubbi, mille domande interiori. Mi ricordo una in particolare che davvero mi assaliva, che era: ma io chi sono? Chi sono? Cioè, io chi sono veramente? Cosa faccio qua? Perché sono venuto qua? Però sono venuto di mia spontanea volontà. Forse voglio un aiuto, forse devo fare qualcosa. E allora dopo mi sono detto: è vero, ho scelto io. E se ho scelto io, visto che sono un uomo, è un vero uomo, devo fare questo mio pellegrinaggio di 5 giorni. Allora faccio una sfida alla Madonna, dicendo: se tu veramente sei viva, no, appari in questo luogo, quindi se davvero tu esisti e ci sei,
Fatti sentire, perché se non ti fai sentire, prima me la prendo con tua figlia, che era Marielle, e secondo, incendio Medjugorje, cioè sfascio tutto. Quindi o ci sei e ti fai sentire, ma ti fai sentire forte, perché sono uno che vuole peggio di San Tommaso. E quindi dico, Madonna, o ti fai sentire o niente. Però mi metto nelle condizioni di sentire. Quindi se tu vuoi che io devo pregare, vabbè, mi faccio aiutare, se vuoi che vado in chiesa lo faccio. Insomma, seguo quello che tu dici, però se non ci Sì, sei, se non ci sei, insomma, lì butto giù tutto. sì, no, vabbè. Lì poi ho iniziato il mio pellegrinaggio, ho chiesto, mi hanno detto di andarmi a confessare, però ho avuto anche un approccio brutto con la confessione. Perché c'erano tanti pellegrini lì che aspettavano e io ho iniziato a bestemmiare contro di loro perché praticamente ce l'avevo con il sacerdote, perché per me il sacerdote era uno che non doveva ascoltare, diciamo, tutte le nostre cose, perché andate da quello lì dentro a dire tutto, non c'è bisogno, bla bla bla, io non ho ucciso nessuno, io non ho fatto nulla. Poi invece, quando dopo ho deciso da solo di andarci a confessarmi, è vero che la prima confessione è stata un po' strambalata, però in effetti sono uscito dal confessionale un po' meno arrabbiato, un po' più sereno, un po' più calmo. E forse proprio da quel momento, proprio da quella mia prima confessione, è iniziato il mio vero pellegrinaggio, dove poi man mano ho chiesto aiuto nel pregare. Ho chiesto tante cose, insomma, a chi era con noi, ai pellegrini che erano Sì. con noi, che c'erano vicini. Insomma, poi da lì, da quella confessione, è iniziato il mio vero pellegrinaggio, dove ho iniziato a fare il mio primo rosario, la mia prima preghiera dell'Ave Maria sulla collina, e sempre in disparte perché non dovevo farmi vedere che pregavo. E poi c'è stata la svolta con Padre Ioso durante una santa messa dove lui ci ha consacrati alla Madonna e ha fatto una preghiera di guarigione insomma, su noi tutti, dove ci ha fatto ripetere la consacrazione alla Madonna. E io lì devo dire, mi sono davvero liberato tantissimo perché ripetevo quelle parole di consacrazione guardando l'immagine di Maria. Lui che con le braccia distese che ci benediva, e ha iniziato a piangere, a stare per terra. Insomma, non mi reggevo in piedi. Poi dopo da lì siamo andati in collina, sulla collina delle apparizioni, pregando, facendomi aiutare ovviamente perché non conoscevo le preghiere. E poi lì è successo che, siccome dei mesi prima, io Sì. avevo sognato dei posti dove c'era gente che pregava, dove c'era una chiesa, c'erano dei sacerdoti. E io lì ho iniziato a vedere delle cose familiari durante la salita alla collina. Vedevo una collina, poi l'altra collina. E fra me e me dicevo, ma io qua forse ci sono stato, cioè forse conosco questo posto. Mamma mia, l'avevi visto il sogno praticamente, Praticamente. lo stesso posto. Praticamente è successo che mesi prima, forse ancora prima che Marielle sì, andasse in pellegrinaggio, avevo sognato, avevo fatto un sogno dove io seguivo un bambino di nome Raffaele che mi portava in questa grande chiesa, dove c'erano persone che pregavano il rosario, gente che piangeva, c'erano due colline, con tante persone che risalivano, il burrone, insomma, il burrone, io che le volevo aiutare. Insomma, c'era un crocifisso con tante candele accese nel lato. Insomma, c'erano tante cose che io ho rivissuto e rivisto poi lì durante il pellegrinaggio. Ovviamente io non dicevo nulla, fin quando poi non è stato talmente evidente, dove ho iniziato poi a piangere, a richiamare l'attenzione di Marielle, di dire, guarda Marielle, io ho sognato tutto questo, vi prego aiutatemi, aiutatemi, che devo fare? Ho iniziato a fare le Mamma mia. domande,
C'è qualcuno che di nome Raffaele nel Vangelo, nella Bibbia? C'è qualcuno con questo bel nome? Perché io seguivo un bambino di nome Raffaele che mi portava in chiesa. Mi hanno spiegato le colline, poi mi hanno spiegato che c'era un'altra collina con il crocifisso, che era il Kricevac, la Via Crucis. Insomma, io ho fatto, no, questi 5 giorni di pellegrinaggio vivendo il mio sogno, però nel frattempo pregando, andando a messa e confessandomi. Mi ricordo la seconda confessione che è stata quella vera, quella veramente con la contrizione, cioè quella sentita dove io andavo a chiedere perdono col cuore di tutto quello che avevo fatto e lì c'è stata una grandissima liberazione in quel confessionale, perché lì ho sperimentato dal vero il perdono, cioè l'amore, quell'amore che in giro io non avevo mai trovato. Quell'amore che ti perdona tutto e ti infiamma tutto dentro. E insomma, il problema è che uscendo dal confessionale, il confessore mi aveva chiesto come penitenza e come ringraziamento di fare 10 rosari. E io uscendo da lì e dicendo devo fare 10 rosari, tutti mi dicevano no, torna indietro perché è impossibile una penitenza del genere. E invece io avevo accettato, insomma, mi sono fatto anche questi 10 rosari che poi mi hanno preparato all'apparizione del 2 ottobre 2007, che, dove ero presente anch'io e dove continuavano i miei pianti liberatori anche lì. Insomma, è stato un pellegrinaggio iniziato un po' male, un po' quasi di sfida. E dove poi in effetti ci sono state due donne che mi hanno preso per le orecchie e mi hanno tirato lì dicendo: ma dove vai? Ma dove vai? Vieni qua. Cioè, quindi Medjugorje, Stupendo. sì, Medjugorje, diciamo, poi è iniziato il mio percorso di conversione, Sì, perché uno può dire: sì. Antonino è andato lì, si è convertito, sì, ho cambiato rotta, mi sono convertito, ma è iniziato il mio cammino. Iniziata la mia vita di conversione, dove Sì. tuttora prosegue continuamente, continuamente, perché poi più vai avanti e più ti accorgi di tante mancanze, di tante debolezze. Lo Spirito Santo, quando arriva, illumina tutto, ti illumina quei posti bui, nascosti, impensabili. Tu cerchi di ripulire tutto, tutto, tutto. Quindi Medjugorje è stata veramente un'ancora di salvezza per me, per Marielle, ma per la nostra famiglia, perché dal ritorno poi di Medjugorje tutte quelle persone che ci hanno detto: ma dove andate? Marielle, ma dove vai? Marielle, ma cosa ti aspetti da Dio che ritorna tuo marito? Tutte quelle persone si sono ritrovate con noi a Medjugorje e attraverso poi, vedi, la Madonna. Attraverso poi Medjugorje si sono ritrovate a riscoprire il dono della fede. E quindi pian Sì, piano, pian piano, si sono sì. riavvicinate tante persone alla fede, grazie magari a quel pellegrinaggio di speranza di Marielle, quel pellegrinaggio di affidamento, fatto da lei. Quindi il frutto non è stato solo per la vostra famiglia, ma per tante altre persone. Sì, tantissime persone davvero, partendo poi dai più vicini che sono i nostri familiari, con me mi ricordo Certo. mio papà, mia mamma, cognato, sorella, fratello, insomma un po' tutti, amici, poi man mano si è allargato un po' tutto, insomma fino ad arrivare a far parte dell'esercito di Maria, dove poi si fanno tanti pellegrinaggi con Esatto. l'amica Annalisa. Quante volte sei stato a Medjugorje? Guarda, sinceramente non mi ricordo, forse 20, 25, non lo so, però 20 sicuramente. Mamma mia, il pellegrinaggio della speranza, Sicuramente, mamma mia, sì. il frutto, Perché però veramente è una poi roba da matti. Medjugorje poi diventa il ringraziamento. Ti isoli un po' per pregare, diventa un po' così poi il pellegrinaggio, oltre ad aiutare.
anche tante persone, ad avvicinarsi, insomma, diventi come vuole la Madonna, un apostolo dell'amore, un apostolo, un figlio che aiuta poi gli altri suoi fratelli nel suo progetto. Sì, Insomma, è stata un po' una quindi davvero storia sei diventato, travagliata, però l'amore vince su però sei tutto. diventato esatto, sei diventato un apostolo di Maria, da che eri così lontano che sei un apostolo, grande testimonianza di famiglia, di fede, veramente per le famiglie. Io vorrei, tutti quelli che ci stanno ascoltando, mandate questo video appena sarà disponibile su YouTube, fate anche copia al link che rimane sulla mia bacheca di Instagram, mandatelo a tutte le famiglie che hanno bisogno, perché c'è una soluzione altra a quella del mondo, che è quella, è successo una cosa di male, allora ora te la faccio pagare, ora ci si divide, ora è finito. No, c'è questa donna Marielle nel silenzio, nella preghiera, col digiuno, cioè bisogna solo fidarsi della Madonna, cioè non è che bisogna fare chissà che sbraiti, chissà che adesso mi invento un qualcosa. No, no, fidarsi solo di Maria, di Gesù, la confessione, l'avere, come dire, anche l'umiltà di andarsi a confessare, di iniziare a pregare, perché comunque tu, Antonino, cioè, ok, eri lontano da Dio, hai una vita, doppia vita, tutto quello che vogliamo, però non è da tutti. C'è gente che non ha fatto magari una vita del genere e ha avuto una vita più normale, più no? Normale amministrazione, ma non ha l'umiltà di andare dentro al confessionale. Quindi questo va riconosciuto. Bisogna al minimo avere un briciolo di umiltà, di dire insomma, vado a. Però credo anche che questo sia stato un frutto delle preghiere poi di Marielle. Cioè, dopo tutto incastrato, lo sa Dio, però. È il potere della preghiera, del digiuno, dei cinque, cioè Maria vuole salvarci tutti, vuole salvare tutti noi, vuole salvare tutte le nostre famiglie, matrimoni, figli, vuole salvare tutto, cioè dobbiamo davvero diffondere queste testimonianze, secondo me. La tua è stupenda perché tocca il tema della famiglia che oggi, ecco, poi soprattutto in questi tempi, siamo nel combattimento più feroce contro la famiglia. Ah sì, Quindi. ce l'ha ricordato su Lucia, dove ricorda che Esatto. sì, il primo attacco è proprio per la famiglia. Guarda, io a volte quando ci ripenso dico: ma come? Io, padre di famiglia, uomo di famiglia, papà, marito, ho avuto in affidamento dal Signore il mio piccolo orticello, il mio piccolo gregge. Dovevo solo stare lì e difenderlo, il piccolo orticello, come tutti i papà di tante famiglie. Invece cosa ho fatto? Cosa ho seguito? Ho seguito un lupo, magari travestito da agnello, e poi ho lasciato lì il mio orticello, senza custode, senza nessuno che lo difendesse. Moglie e figli, lì da soli. Perché poi è così. Quando si divide una famiglia, quando un papà o una mamma va via, cosa lascia? Lascia le porte spalancate a quelle piccole pianticelle che sono i figli, che sono la famiglia, così all'intemperie, così agli occhi di tutti, alle bocche Sì. feroci di tanti lupi che non aspettano altro. Infatti, Sì. però c'è anche, vedi, questo aiuto che poi ti viene dall'alto, dove può mettere tutto a posto, come dici te, ci vuole anche un po' di umiltà, devi anche dare il tuo sì. Io ho dato il mio sì a mio modo, ho detto: va, esisti, ti sfido, però do il mio sì, però faccio quello che tu Sì, vuoi. certo, Quindi è infatti, stato, infatti, diciamo, un po' mio sì infatti, infatti. a modo mio, di Sì. sfida, ma un sì, quindi di apertura. Non ho aspettato neanche un secondo il Signore a cogliere quel sì, quell'apertura, e si è infilato. Sì. Cioè, quindi hai ragione quando dici. Guarda, abbiamo. Dimmi, No, scusa. dicevo, hai ragione, ci vuole il sì, anche piccolo, però ci vuole il tuo sì, un sì personale. Eh sì, perché è la tua libertà, è la tua libertà, e la Madonna può far tutto, ma se tu non gli dici sì, lei non ti violenta, come Gesù. Infatti. Cioè, abbiamo, secondo me, 2 minuti e Dai. poi si interrompe la diretta. E volevo dire anche la forza del perdono.
Quando tu andavi da tua moglie, che vivevi con un'altra, con altre amanti, cioè nel senso avevi anche altre donne, tornavi in casa, no, per mettere la coscienza a posto e lei ti diceva: vuoi un caffè? Cioè, questa cosa mi ha spiazzato da quando la so, Guarda, cioè veramente, cioè io non, è la cosa che mi ma io non ho spiazzava parole. di più era incrociare il suo sguardo pieno di un amore che non avevo mai visto negli occhi di Mamma. una donna. Io avevo paura di incrociare il suo sguardo. Era un amore soprannaturale. Pensa a te. Soprannaturale. Mi faceva paura, Marielle, ma una paura, Che cioè, questo che sia di emanava. esempio a tutti, a tutte le famiglie. Emanava una pace del cuore che ti distruggeva, ti mandava KO. E quindi Mamma mia. l'amore. La potenza è l'amore. Questa è la potenza, davvero, è la potenza. Marielle ha detto. L'amore, il perdono, la preghiera. Marielle disse: io non volevo più salvare mio marito, io volevo salvare quel figlio di Dio che stava andando in perdizione. Cioè, talmente. Pensa a Marielle. te, mamma mia. Questo è veramente cioè, Gesù Cristo. Cioè, questo è proprio l'esempio di essere cristiani. Mamma mia. Antonino, io volevo cantare un pezzettino di Non l'amore, ma non ce la facciamo. Ho preferito dare spazio a te. Però, mia una carità, Non l'amore è paziente. Marielle è stata paziente. È benigno, è stata buona quando non era, diciamo, per il mondo tenuta a essere buona. L'amore non si gonfia, non si vanta, non cerca mai il proprio interesse, non tiene conto del male ricevuto. Questa proprio ce l'ha tutte. Tutto scusa, tutto spera, viaggio della speranza, ti ha scusato tutto, ha sperato e tutto sopporta. Ha sopportato tutto, gli sputi in faccia, i tradimenti, le mani. Però l'amore non finirà mai. È l'unica cosa che rimane, e questa è la vostra storia. E da una famiglia sfasciata siete diventato un esempio per tante famiglie e per tutti noi. Io ti ringrazio con tutto il cuore per il tuo tempo e la disponibilità per questa storia. Ringraziamo Dio che ha fatto della vostra famiglia una meraviglia. E dai un bacione a Marielle, ai Grazie, ragazzi, non l'ha fatto. ringrazio tanto, tanto anche lei, ecco. Grazie a te, Guarda. grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito. Avevano tutte le lacrime, Antonino, i brividi, scrivevano brividi, lacrime. Bellissimo. Salutami Aspetto il countdown, dai, tutti, così stiamo dai, insieme fino alla come a fine, no? Tra un po' ti Capodanno. stacco a vedere. Sì, esatto. Ma no, Instagram fa così, alla fine di un'ora ti comincia a dire 20, 19. Allora ci stava, vedi che ci stava il canto. Beh, vabbè, no, meglio fare tu, insomma, queste cose. Oh, Mariela è una donna, io sono stata a casa loro, ho avuto l'onore di essere a casa loro con Yuri, con i bimbi, davvero, siete una famiglia meravigliosa. Ma cosa può fare Dio? Ma non esiste niente di disperato, niente di finito. Mandate questa testimonianza a tutti, la trovate anche su TV2000, quando sono andata a TV2000, trovate degli articoli, trovate tante cose, mandatela a tutte le famiglie. Io ho tante persone che conosco che sono divise, è andato via il marito che ha tradito, e non è più mio marito, non è più mia moglie, è con un altro uomo, con un'altra donna, i figli sono lì che vanno da uno, vanno dall'altro, vanno dal papà che c'ha una donna e poi vanno a trovare il papà che si è mollato e ha trovato un'altra fidanzata in una casa diversa. Cioè sono ferite, qua non è il fatto di giudicare, ma chi se ne frega, non bisogna giudicare. Si sta constatando che ci sono delle ferite nelle famiglie e nei figli, e questa è una testimonianza che dice: no, 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 cari miei, non può vincere il male, non può, non deve vincere il male, deve vincere Dio, deve vincere l'amore, l'unione. Guarda, mi incanto quando parli. Mi Ah, io quando incanto. parlo io, ma no, questo è un'altra fatta. Ma No, perché anche la tua. forse si è andata la connessione. Mi ricordo prima quando l'hai spiegato, quando ci siamo visti la prima volta. Ti ricordi nel parcheggio Del del McDonald's McDonald's. anche? Tu con E dopo da lì poi è partita anche la mia storia, la mia vita, tutto quanto, è ricambiato tutto. Cioè, Tu con pazzesco. le tue 1.000 domande, e E poi dopo invece, dov'è tu sei stato. Sì. Deborah? Non si trova più Deborah in giro per il mondo a testimoniare. Mamma La vita, vedi, cambia in un attimo.
Nulla è Sì, impossibile, mamma tutto mia. può cambiare. Non è impossibile. Nulla è impossibile, no, davvero. Dai, bello, bello, bello. Speriamo davvero che Ok. tante famiglie possano seguire quella strada Sì. con tanto bisogno. Antonino, guarda, non c'è countdown, Non c'è. sto per arrivare, non Non c'è. c'è più il Dai. countdown. Ora, mamma mia, ora Ci mi sei salutiamo salvato. noi allora. Sì, ci salutiamo noi, dai. Grazie, grazie ancora. Dai un abbraccio ancora a Mariele, vi vogliamo tanto bene e speriamo di vederci anche presto, Certo, dai. sicuramente, Appena grazie. sbloccano qua tutte Grazie a le te. province e comuni delle regioni. Sia Grazie, Dio vi lodato strabenedica. Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ciao a tutti. Grazie, ciao a Ciao. tutti, ciao ragazzi che avete seguito. Alla Grazie. prossima storia dei prodigi. Prodigi. Ciao. Ciao. Ciao.